Ciao, bentornati, bentornati e con noi c'è Michele Senesi. Hai scritto Michele apposta oppure Certo. non sai scrivere? Ecco, che è il porco CEO di Asian Fizz. Ok. Cioè cerchiamo di... Ma sei dimagrito? Non mi mangia Udine? Un pochino. No, beh, sono dimagrito qua un po', ma vabbè, cioè Che succede? mangio molto, però ho trovato la serenità e quindi sono dimagrito. Ah, vabbè, insomma, ho capito, ma basta che sta, va tutto bene. E, niente, insomma, trovo io la serenità. Vabbè, comunque, il capo di Asian Feast, che è, insomma, il sito principale italiano, mo lo possiamo dire, no? Mi ricordo un po' di anni fa, se uno diceva Asian Feast è il sito principale italiano di cinema asiatico, c'era un po', no, perché c'è pure quell'altro, no, non si può dire perché, ma invece sono tutti morti a causa della pandemia. No, non, in realtà no, non credo siano morti. Credo Però... che magari siano meno aggiornati, cioè con una minore frequenza di aggiornamento qualcuno e No, altri Michele, fanno cose no, diverse dalle nostre. effettivamente, no, Come sono si dice diplomatico, ragazzi, sono diventato veramente un po'. meno, vuol dire che c'è meno resilienza. Sono meno Certo. resilienti. Beh, Ecco, questo. non c'hanno un testardo rompicoglioni come me che sta lì, sì, al posto di Lo si comando. dice resilienza. Comunque, Resilienza. questa è la ragione perché allora, ti ho invitato. Perché negli scorsi giorni, qua, insomma, questo canale Mind Cathedral non si parla solo di cinema, in realtà oggi si parla di cinema, normalmente si parla del libro di Tarantino, solo che parliamo più tardi con Tony D'Angelo. Però una delle rubriche è dedicata insomma, alla geopolitica in Asia, soprattutto alla Cina, perché chiaramente qui sono i cinesi. Si parla di altre cose. Ti ho invitato perché in questi giorni è venuta fuori la notizia che c'è questo documento del congresso dell'ONU in cui pare, cioè in cui dicevano la Cina finalmente ha votato contro la Russia, l'invasione russa in Ucraina. Questo non è vero. In realtà la Cina poi ha detto: no, guardate che non è vero, queste sono tutte balle che stanno mettendo in giro perché in realtà noi, così come l'India, il Brasile, tutti i paesi, perché sennò sembra che, le cazzate, che nella rubrica diciamo cazzate, tutti i paesi del BRICS, noi in realtà ci siamo astenuti proprio su quel paragrafo in cui parlava di questa cosa. Quindi il fatto di scrivere un papiro di 10 pagine in cui c'è un trafiletto piccolo piccolo in cui c'è scritto sì però va in culo alla Russia e poi dici l'hanno firmato pure loro dice no, abbiamo controllato quel trafiletto lì non l'abbiamo firmato. Insomma, questo è tutta una scusa per parlare in realtà vabbè, questa è una parentesi geopolitica, ma in realtà che influenza abbastanza anche... il programma del Faris Festival del 2023, al quale tu hai non solo preso parte attivamente, ma hai anche molestato, no, cioè, voglio dire, come mai non c'erano tanti film Mainlander China? Questo volevo chiederti. Mi hai messo in trappola, devo fare la polemica, ma Non te diciamo. l'aspetta, scusa, scusa, un attimo. Da dove chi sono io? Da dove chiamo io? Questi due soli alle mie spalle, dove si trovano? Siamo a Pechino, quindi chiaramente la domanda, siccome la stragrande maggioranza di quelli che ci seguono è cinese non che, e vuole imparare l'italiano, quindi questo vogliono sapere, perché non c'erano così tanti film Mainlander? Perché? Allora, non, si può vedere in molti modi questa questione, in tre modi, anzi. In uno non c'erano molti film Mainlander. Nella seconda visione c'erano abbastanza film cinesi, nella terza c'erano molti film cinesi. C'è Com'è anche una possibile? quarta, ce n'erano, no, c'è una quarta e una quinta. La quarta e c'erano troppi film cinesi, la quinta ed erano tutti film cinesi. Perché No, le prime tre sono bene o vere. male, alla fine i soldi sono sempre dei cinesi. No, In le prime tre sono tutta Asia. vere, nel senso che
c'erano pochi film cinesi e io me lo immaginavo perché l'anno scorso i film cinesi scelti erano stati scelti con molta cura, erano molto rappresentativi, erano belli e hanno vinto i tre quarti dei premi. Quindi quest'anno la Cina l'hanno messa in punizione, i film erano solo quattro, di cui tre messi la mattina nella prima slot del mattino. Qualcuno si sarà lamentato. Non lo so. No, vabbè, E allora lo sapevo quindi bene. quest'anno la Cina era un po' in punizione. Però, se noi valutiamo anche i film inclusi nella slot dei film vecchi, cioè i film del passato, i grandi classici, c'erano gli altri film cinesi, mainlander. Se poi invece guardiamo la Cina nella sua globalità, includendoci quindi Taiwan e Hong Kong, erano molti film cinesi quest'anno, Non lo so, ma infatti la Cina include. Vabbè, comunque, quello che secondo me è giusto raccontare, cioè spiegare da parte tua, visto che comunque sicuramente ti sei visto tutti i film, anche quelli che non hai visto, nel senso che te li sarei visti in un altro contesto, a casa, scaricati, diciamo, e quindi io mi ero messo la maglietta al contrario, però insomma, quello che vogliamo sapere da questa chiacchierata, a parte le cose che ti sono piaciute di più, è quali sono i film dall'Asia che dobbiamo vederci quest'anno, andando, diciamo, per geopolitica, cioè andiamo a vedere prima, insomma, io so che quest'anno tu hai una particolare propensione nei confronti dell'India. O mi sbaglio? Pure che ti sbagli. No, non ti sbagli, non so come hai sgamato la cosa, ma Sono un buon ecco, osservatore. Sono un buon osservatore. osservatore o poi, no, di questa tre possibilità. Sono un buon osservatore. La seconda è: ho una telecamerina nascosta in quell'oggetto lì alle tue spalle con il mostricino. Alle tue spalle, quello lì, sì, c'è una telecamerina dentro. Controlliamo se questa è là. Ho tirato a indovinare, esatto. Cioè, tu devi Ah, capire se è una di queste tre. diciamo che sto seguendo molto il cinema indiano nel presente da un pochino. È una storia lunga, poi un po' per gratitudine, e un po' perché mi interessa. Ma vabbè, cinema indiano sappiamo. Gratitudine. Gratitudine, ti spiego perché allora. Perché avevo una grossa disaffezione, una grossa non oggettiva, nel senso io vivendo in provincia. No, no, il cinema ce l'ho distanti, proiettano solo cagate hollywoodiane, quindi ho perso un po' la fiducia nei confronti della sala. Poi una domenica pomeriggio alle 3:30 proiettavano nella multisala di Ancona un film della comunità Punjabi che fa girare in giro per l'Italia. Hanno proiettato Pathaan, che è un super blockbuster action indiano. Sono andato a vederlo convinto di essere lì da solo e invece sono trovato una sala piena ai limiti del sold out. Di gente che era, beh, il 90% comunità indiana e pakistana, ma c'erano anziani italiani, ragazzini italiani, sala piena di gente partecipe a bestia nei confronti del film, come non vedevo da 15 anni, 20, 25, con un film pazzesco su grande schermo, mi sono divertito da matti e mi ha rimesso un po' in pace col cinema e con la sala. Quindi sono grato a questo e la Hai gratitudine. capito che forse più che i film con le facce da cinese sono quelli indiani che forse possono attrarre, no? Può Non, guarda, essere. non lo so, ma è stato Cioè, comunque bellissimo. questa cosa anche a livello politico cresce sicuramente perché mo hanno messo il primo ministro indiano purtroppo in UK, insomma, comunque diciamo l'Occidente sta cercando di inimicarsi l'India, insomma, questa è una cosa Mamma. evidente, quindi vuol dire generalmente uno dei passaggi, si è visto, insomma, hanno vinto comunque l'Oscar Esatto, lui è l'Oscar, no? è Prima meritatissimo Parasite, perché comunque è una. quest'anno RRR, 2 anni fa Parasite, lì cercano di creare delle identità,
da far conoscere al pubblico occidentale, in modo da creare delle parti verso cui empatizzare quando ci sarà un eventuale conflitto. Questo è Non ovvio. funziona così tanto, nel senso che, cioè, per esempio, in Italia e in Francia funziona. In realtà, nel resto del mondo, non così tanto, soprattutto negli Stati Uniti, dove hanno una certa reticenza nel guardare film non in lingua inglese. C'è, cioè, il caso Everything Everywhere All at Once, anche noto come Ndogo Yo Koyo, è un po' emblematico. Uno come te dovrebbe o odiarlo oppure. Ecco, cosa ne pensi? È agghiacciante quel film. È un po' un tentativo di far diventare, diciamo, asianofili chi non lo. Cioè, mi sembra anche abbastanza assurdo. Cioè, magari. Cioè, se, Non. voglio dire, è un sushi Typhon con altre cazzate giapponesi che abbiamo già visto 20 anni fa, e con cose belle dentro, ma con la solita morale che tante cose belle non fanno un bel film. Cioè, è anche grossolano a tratti, cioè. A te non ti ha fatto pensare? Io quando l'ho visto, primo film che mi è venuto in mente è Memories of Mazzucco. A te non ti ha fatto pensare quello? Sì, ma Memories of Mazzucco è diretto da un regista Sì, che. cioè, è meglio Memories of Mazzucco, è veramente un capolavoro. Ecco, se non l'avete visto, insomma, è veramente un film stupendo. Cioè, lì il termine capolavoro non è usato, anzi, è un film dall'Occidente sottovalutato, perché è uno di quei film che meriterebbero di essere conosciuti a prescindere, capito? Come ce ne sono tanti, insomma, dall'Asia. Non lo so per quale motivo, ma non tanto per la storia in sé, ma per determinate scelte che sono state fatte in Everything Everywhere All at Once, Do Goyo Goyo. Mi ha dato l'impressione che volesse essere quel tipo di film, cioè cercando di trovare un punto di riferimento asiatico che volevano portare. Ecco, tu me ne hai citato un altro, insomma, però più o meno. Sì, boh, non so, è anche, sarà che noi, cioè, noi, io, te, ma seguiamo un po' quello che succede nel mondo da decenni, e quindi anche vedere Michelle Yeoh adesso, riconosciuta neanche per quello che è, per un filmetto, quando ha fatto la storia del cinema, ha fatto la storia del cinema d'azione, è stata una delle più grandi attrici marziali e stuntman della storia, e tutto questo avveniva 30 anni fa, un pochino lascia così, però vabbè, è la storia, sono i percorsi Ci storici. sono, diciamo che tutta una serie di circostanze che hanno portato anche lei, vabbè, cioè lei sicuramente è contenta che si è beccato l'Oscar, voglio dire, alla fine molto spesso l'Oscar è un Oscar alla carriera, diciamo, non lo so, insomma, cioè sicuramente. Se ne spiega gli Oscar, dai, il Festival di Sanremo agli americani, gli Oscar, cioè. Insomma, sì, quella pure anche. No, chiaramente con determinate scelte da diversi anni perde di valore, chiaramente. Cioè, è chiaro che perde anche di credibilità, perché poi la gente non mangia la foglia, ecco. Insomma, vabbè, Ma comunque questa parentesi. lo vedi nelle scelte sull'animazione, lo vedi sulle scelte dei documentari. Anche, no? Gli Oscar, viene scelto chi vince, quindi c'è, cioè, la sagra della salsiccia del cinema americano, dai. E comunque, insomma, questa è una parentesi anti-FEF, diciamo, perché comunque invece Faris Festival, perché io non c'è stato mai, io ci andavo fino a prima di trasferirmi in Cina, poi praticamente è come se Maometto fosse andato alla montagna. E quindi, però, sì, il Faris Festival è un evento incredibile, soprattutto, cioè, innanzitutto avviene in una città come Udine, che praticamente per il resto dell'anno è dimenticata da Dio, cioè è un posto. Tu pensi, io ho un'amica qui a Pechino, insomma, che è sposata con un cinese che è di Udine, e che lei era una persona che io l'ho conosciuta qui, insomma, tra l'altro lei ci siamo conosciuti perché lei era una fan di Oltre il Guado,
ed era una delle frequentatrici del Far East Festival. Cioè, Udine non è che ha storicamente niente a che fare con, apriamo questa parte, niente a che fare con l'Asia. Non so se c'è stato qualche gemellaggio, qualche cosa, però il punto è che fondamentalmente è diventato uno dei punti di riferimento ormai da decenni, insomma, Da 25 anni. del cinema asiatico nel mondo, nel senso che comunque è un festival che ha una risposta incredibile. È un caso raro, ce lo siamo sempre detti, perché mentre, anzi soprattutto oggi, mentre in Italia, anche se ti mettono un film, no, forse il film Marvel no, ma comunque è molto difficile trascinare la gente al cinema in Italia, anche per film, insomma, abbastanza blasonati. Invece il Far East Festival riscontra sempre un buon ritorno, cioè un evento che prescinde il cinema stesso, è proprio un evento culturale diventato ormai, no? E tra l'altro è ovvio che è una cosa che si trasforma perché l'Asia stessa si trasforma. Praticamente potremmo dire che magari quando, cioè qui dicono quando, lo dicono proprio esplicitamente, però se l'Asia diventerà appunto il centro del mondo, il Far East Festival diventerà gli Oscar. Hai capito? Sì, vero. Insomma, questa è un po' un'elucubrazione, però è chiaro che comunque c'è una crescita da tutte le parti dell'Asia, quindi insomma è anche una crescita a livello una trasformazione a livello cinematografico. Poi ovviamente ogni paese ha settore di assimilare anche i paesi di Razzan, ma neanche i paesi insomma, che sono considerati cinesi come Taiwan e come Hong Kong insieme al mainland China. Ovviamente non la Corea, non il Giappone, cioè insomma, il punto è che chiaramente ogni paese fa il suo percorso, però è chiaro che a un certo punto, nel momento in cui girano più soldi in tutta l'Asia, questo trasforma un po' l'industria e quindi ci sono decisamente più risorse. La domanda, la premessa serve per fare la domanda. Secondo te, guardando in generale, quale è il paese che ha la cine il paese asiatico di quelli che generalmente vengono che ha la cinematografia più nello stato migliore, nelle condizioni migliori? Allora, la risposta è articolata perché vi sono dei micro cambiamenti quasi annuali. Ad esempio, prendiamo la Cina, quest'anno ha avuto un forte calo di presenza al cinema dopo gli anni precedenti, sono stati a livelli record. C'è incluso ovviamente il Covid, eccetera, le chiusure improvvise, eccetera, però ha avuto un piccolo calo. La Corea è estremamente costante. Forte anche dell'ingresso prepotente che è riuscita a fare anche in Occidente, specie grazie alle piattaforme. C'è sempre un pubblico, la Corea è un po' quello che era un tempo il Giappone, forse. Però ecco, rimane. Non è neanche mai arrivato a avere questo impatto, cioè nel senso il cinema in generale come entertainment era più forte prima quando il Giappone ha avuto il suo periodo d'oro, o i suoi periodi d'oro. Tuttavia ci sono dei livelli di penetrazione, appunto tu hai citato Parasite, ma io credo pure che Squid Game potrebbe essere un caso, cioè ci sono dei livelli di penetrazione a tutti gli strati della società che in passato non, cioè noi non abbiamo una serie TV giapponese che è diventata tra tutti i ragazzini un trend, tant'è che si compra i vestiti e le mascherine. Beh, nel passato sì, nel passato sì, nel presente ci sono micro trend, dovrei pensarci un attimo, in effetti. Cioè, in passato il Giappone, ecco, no, giusto, il Giappone ha avuto i suoi trend dovuti ovviamente all'animazione. Beh sì, cioè io di Però quella ovviamente parlavo, sì. Okay, sì. parlavo, Sì.
Parlavo ovviamente dell'ambito dell'animazione, certo. Lì ci sono trend annuali, ogni volta che esce qualche serie di spicco, che sia Chainsaw Man o altra roba. Però in passato ha avuto proprio il periodo in cui c'era, insomma, tutto l'avvento dei pacchetti a casaccio, roba animata che arrivava anche in Italia. Siamo stati uno dei paesi più che ha accolto più animazione giapponese, no? Quando eravamo bambini, bambini, Sì. e anche leggermente prima. Quindi, e quelle Cioè, icone c'è ancora quando presente. eravamo cioè leggermente prima di essere bambini bambini, che eravamo neonati o spermatozoi? Eravamo neanche spermatozoi, eravamo solo delle idee nella mente del nostro Signore. Nell'Aperon, va bene. Tanto Comunque sì. Ecco. io nell'Aperol, te. Mi sa pure io. Vabbè, dai. Comunque sì, no, è vero, l'animazione. Scusa, i grandi budget sono ancora in Cina, ovviamente, anche per via del numero di popolazione, eccetera. Però l'India, secondo me, si stanno muovendo cose molto, molto, molto interessanti in È questa. possibile che l'India stia, sai, la Cina per tutti questi anni in cui, io mi sono trovato nel boom dell'industria cinematografica, ha fatto dei tentativi bizzarri di cercare di adattare lo stile del proprio cinema a quello, all'audience internazionale. Parlo di Flowers of War, parlo di Wolf Totem, parlo di The Great Wall, parlo anche di The Wonder in Art, insomma, che però comunque non, sia l'uno che il due che è uscito qui, insomma, però non sono in realtà risultati che sono venuti bene, perché quando si tratta di fare qualcosa di cerchio bottista, mainland China non sono capaci, diciamo, insomma, obiettivamente. Mentre l'India, il tentativo madre, è stato fatto in realtà da un noto regista britannico, cioè, sto parlando di The Slumdog Millionaire, no? Come si chiama, il milionario in Italia. Però diciamo non è un film indiano in realtà. No, certo. Secondo te si seguirà l'onda di RR oppure Ma Ararar, in realtà, io me la sto un po' RR? mischiando. Ararar, come chi erano i fichi d'India, facevano amici Amici, Ararar. allora, sì, purtroppo. Io me la sto ragionando un po', e secondo me Ararar è un'eccezione che chiude un cerchio e ne apre un altro, però al fianco del quale scorre un bel flusso. E questo flusso è interessante perché, a mio occhio, è cinema loro già facevano, che ha raggiunto un equilibrio, soprattutto tecnico, ovvero il gap visivo, effettistico, mettiamo, è ancora naif, ma ha superato quella soglia di credibilità che anche lo spettatore occidentale ha deciso di accettare. E quindi riescono a buttare in scena le loro follie più allucinanti con una credibilità che non è più per noi cringe o trash, ma comincia a diventare esaltante. E questo è interessante. Anche l'audience è cambiata. Ho fatto vedere a mia figlia il balletto, il video del balletto di RRR, mia figlia ha 3 anni, ed è rimasta mesmerizzata. Cioè, effettivamente ha qualcosa di magnetico anche per Bellissimo, la qualità della bellissimo. produzione. Non tutti i film, in realtà noi che guardiamo, come hai detto tu, cioè, film indiani da sempre, insomma, anche quelli terrificanti, insomma, non è in realtà una novità. Cioè, io sinceramente per RRR, quello che perché l'hanno chiamato RRR? Vabbè, comunque quello che ho L'iniziale percepito di di quello che ho percepito di originale è il fatto che comunque ha, non dico un budget, ha un apparato tecnico un po' superiore, ma un po' superiore. Cioè, ci sono alcune scene che lì è chiaro che tu dici: vabbè, voi siete pazzi per fare una cosa del genere, la scena di Goro, capisci? Quella cosa assurda. Cioè, quella è stata una scelta che credo sia pure stilistica,
Io sono certo che adesso che c'è stato tutto questo successo, probabilmente molti altri tenderanno a copiare questo tipo di approccio in India. Ma sì, ma già esistono, già ci sono, è una cosa già viva e non stanno semplicemente copiando Rajamouli, ma ci sono diversi flussi. Poi vabbè, parlare dell'India è assurdo perché c'è una marea di regioni. Copiando nel senso, cioè come quando è uscito il Boy, cioè, anche se c'erano più o meno dei film noir simili, comunque quando è uscito il Boy, poi sono usciti dei film che chiaramente strizzavano, cioè intenzionalmente gli avevano detto fate la stessa cosa, Bittersweet Life, ovviamente, però era chiaro che il design, ecco, il design del film Guarda, voleva essere qualcosa che richiamava quello, capito? Magari con, per esempio, con Parasite non è successa la stessa cosa, o mi sbaglio? Cosa ne pensi? no, ma no, perché lì, vabbè, quello è un film tutto sommato d'autore, un regista che ha fatto film d'autore abbastanza unici tutti quanti e irripetibili, no? In questo caso a me ricorda molto, è un po' che la sto dicendo, è un po' che mi mandano a fanculo per questo. Ma a me ricorda molto il 1990 in un'ex colonia inglese, quello che sta succedendo lì. Ovvero che c'è Choi Ark, ma contemporaneamente a Choi Ark c'è anche Wong Jing, anche Benny Lam, Bosco Lam e compagnia. Ora bisognerà vedere se sarà come la nuova cinema thailandese che dura 3 anni. O se sarà come quello di Hong Kong che dura un ventennio, o se sarà come quello coreano che allo stesso livello continua senza picchi ad andare avanti proponendo cose tutto sommato piacevoli. Questo, come diceva Leopardi, lo scopriremo solo vivendo. Cioè, ci sono anche, poi nel tempo uno impara anche perché ci sono stati dei fenomeni di questo tipo, chiaramente rapporti commerciali, Hong Kong veramente è stata il crocevia del riciclaggio di denaro sporco, cioè questo che in realtà nella logica adesso la nuova Hong Kong dovrebbe diventare Singapore. Perché si sono riversati tutti lì, i Ma guarda che soldi dei poi, cinesi, quelli. ecco, quello che abbiamo visto negli ultimi anni al Far East, no? È che gli anni precedenti il cinema di Hong Kong era morto per colpa della Cina. E poi negli ultimi anni invece è uscito perché censuravano, c'erano film perturbanti e eccetera. Invece poi negli ultimi 2 anni è uscito Limbo e il film nuovo di Soi Chang. Sono usciti 4 film consecutivi che sono diventati i 4 maggiori incassi della storia del cinema di Hong Kong. Quindi, o la Cina non l'ha ammazzato sul cinema, o è merito della Cina se ci sono questi traguardi, perché non può essere sempre, cioè, no? Sì, Voglio dire. cioè, ma poi non è tanto, perché poi bisogna capire come funziona la censura cinese, non è tanto ammazzare, però la Cina tende a imporre, questo è una cosa che bisogna stare attenti, se la Cina si espande, come già un po' è successo in tutto il mondo, cioè, nel senso, il punto è. Se la Cina porta benessere, però quello che può succedere è che influenza un certo tipo di comportamento, cioè può portare il benessere, però allo stesso tempo impone delle regole. Queste regole, però, nel momento in cui vengono aggirate o comunque ha portato tanto benessere che la gente può fare quello che vuole, poi si trasforma automaticamente in libertà, e allora la Cina ti toglie quel benessere. Cioè loro tendono a fare, lo stanno facendo insomma con la stessa loro popolazione questo, no? Insomma, quindi Sì, ma non è neanche particolarmente strana come cosa, cioè avviene, è sì, avvenuto in tutto il mondo. è normalissimo, sì. Cioè, quindi non è un'eccezione. Cioè, non magari, come dire, non la condivido, ma è una cosa normale, sempre avvenuta in tutto il mondo. Comunque, insomma, Faristo. cosa? Faristo. Farist, Al ok. Far East Quindi, non ci sono film indiani. Così, giusto per.
quindi è guerra. Cioè, No, non è guerra. no, No, nel il Far senso. East ne accennavamo prima io e te, infatti, prima di andare in onda, che in realtà l'idea che ho è che il Far East sia ormai diventato un format, una creatura con un proprio carattere. E quindi non ha più neanche bisogno di rappresentare. O di scegliere magari il meglio o il più rappresentativo, ma di scegliere il film più fariste, secondo me. Anche perché negli anni abbiamo visto che l'India è rimasta fuori e tutto l'universo tokusatsu, bene o male, non è mai entrato a far parte del fariste, nonostante sia poi una cosa estremamente importante all'interno del cinema asiatico. Quindi sono scelte Ci sono che diciamo, ci sono degli aspetti, delle branche, delle aree del cinema asiatico che per un motivo o per l'altro non trovano spazio all'interno del Far East Festival. Questo vuoi dire? Sì, ma non è una critica, anzi, io dico, come dire, tu sai che vai in un evento che ha questa forma, che ormai è una forma fedele, quindi continua, in crescita, perennemente in crescita, perché questo poi è stato un anno di record. Avevamo 78 film, e con questa formula che io spero che si ripeta, che restituiva allo spettatore due terzi di film nuovi e un terzo di 78 sono molti film di film classici del passato. Non ho idea cosa tu stia facendo, ma ok. Quindi vediamo che sta assumendo muta forma, ma mantenendo una coerenza interna. Sì, è chiaro che comunque un programma con un taglio di un certo tipo conosce la propria audience e conosce, ha anche creato un certo tipo di connessioni particolari, sono quei contatti lì che si sono sviluppati. Senti, Di tra l'altro. pubblico anche ci sono anche, come dire, delle mitologie che nascono al Far East, in fin dei conti, perché Watanabe, che è questo regista indipendente giapponese, ma indipendente di un'indipendenza che in confronto gli indipendenti italiani, quelli senza una lira, sono Fellini. Watanabe è una creatura che è stata in pratica creata nel Far East, che gli ha fatto una retrospettiva, hanno proposto su di lui 2 o 3 anni fa. Quest'anno l'hanno riportato con altri 3 film, 2 come regista e 1 come attore, e qua ha un seguito mostruoso di fans, ma molto carichi, molto calorosi. E quindi è una specie di creatura che si è creata essenzialmente qua, come altre figure ricorrenti che ormai sono una sorta di mascotte del festival, che non seguono fedelmente una storia del cinema reale, ma sono delle entità che si creano qua formando un format particolare dotato di regole, questo format di regole e riti interni bizzarri. È interessante come cosa. Certo. Sì, ma comunque tantissimi rappresentanti del cinema in Asia, poi insomma, mi sono reso conto che sono riusciti in qualche modo a gestire la fama che avevano raggiunto. Ma in realtà, se proprio lo vuoi sapere, questo è un business. Cioè, in Asia è un business, sì, cioè, e loro fanno, nel senso, è anche una maniera in cui fondamentalmente no, chi vive in Asia come me lavora, nel senso che loro sanno che se hanno visibilità in Occidente, poi riescono a trovare soldi o riescono a trovare investimenti. Per esempio, gli anni in cui ho fatto film in VR, perché mi producevano film in VR? Perché pensavano fossi un genio? No, perché tutte queste compagnie che sapevano che c'erano investimenti all'interno della realtà virtuale in Cina, sapevano che se andavano a festival importanti, come abbiamo fatto Cannes, abbiamo fatto Busan, loro potevano tornare in patria e beccare soldi.
capito? Cioè prendono investimenti. Anche perché quello che è notorio non è solo la Cina per via delle condizioni di comunicazione con l'Occidente, ma anche persino il Sud Corea, persino il Giappone, non hanno ben chiaro come comprendere il successo di qualcuno all'estero. Nel senso, un regista sfigatissimo che però riesce ad avere un film a Cannes, può tornare e dire: sai, io sono miliardario. Hai presente tipo quelle serie di Netflix che parlano di quei truffatori che fanno vedere su Instagram che sono miliardari, in realtà si fanno le foto, insomma, sul green screen, ecco, in maniera esagerata, è così, però cioè, c'è una percezione diversa, ma anche c'è un concetto diverso dei festival stessi, del mercato stesso del cinema, molto spesso. E chiaramente casi come il Faris Festival, ma anche per la Corea il festival del nostro amico Riccardo, come fa Riccardo di cognome? Comunque, Festival di Firenze, no? Insomma, voglio dire, cioè, Riccardo, personaggio così, insomma, non me ne vorrà sicuramente, tutto così, cioè lui conosce praticamente tutti all'interno della scena cinematografica coreana. Cioè, sono un po' dinamiche paradossali, no? E chiaramente adesso che anche paesi come il Laos, l'Indonesia, ma già da tempo, la Mongolia, io recentemente sono stato in Mongolia, ho conosciuto un po' di gente lì, cioè che hanno, per motivi che prescindono totalmente l'arte e il cinema, però hanno dei movimenti, come devo dire, finanziari, in qualche modo, e geopolitici, trovano la possibilità di entrare in questo cerchio qui, in questa situazione qui, ecco. Vabbè, comunque, insomma, parlando del Farima, andiamo a bomba perché sto tergiversando. Hai una Che succede? donnina dietro? Sì, hai una donnina dietro, la vedo. Se dico no, non è. No, io dico no, quindi. Ok. Senti, allora, dimmi quali sono i film che ti sono piaciuti. Allora, i film che mi sono piaciuti, diciamo che il regista giapponese Ryuichi Hiroki ne esce come vincitore morale. Lui c'è tutti gli anni, fa 25 film l'anno, non so. Quest'anno era con 3 film, 2 nuovi, 2021-2022 e uno nel passato degli anni 90. Lui non mi piaceva in passato e invece di film in film mi sta Cioè, non ti piacendo piaceva come persona o come filmmaker? come filmmaker. E invece di film in film ho iniziato a entrare nella sua poetica e mi comincia a piacere sempre di più. I 2 film di quest'anno sono due di quelli che ho preferito, ed erano Faces of the Moon e You've Got a Friend. You've Got a Friend è un film che parte al sadomaso, anche esplicito, c'è cioè uno che si detta un macro di un chiodo piantato su un testicolo, per capirci. E poi diventa una cosa agrodolce, romantica. Sempre con un discreto polso, un bel film. Qui c'era anche l'attrice Nana al festival, Anna. simpaticissima. Nana, si chiama Nana con un H sparsa dopo la prima. No, Ah, ok, cioè non che non è bassa, ombroplasia, ecco. non è minuta, ma si chiama Nana e basta. Sì. E Faces of the Moon ha continuato a ronzarmi in testa per giorni. È un altro film più nazional popolare, ma interessante, tutto costruito a blocchi scomposti. A me piacciono le cose tipo Settimana Enigmistica. Nel Quindi senso struttura frammentaria. sì, che piano piano tutti i pezzettoni vanno al loro posto e hai una visione del tutto, pieno di dettagli, di indizi. Bello. Poi che mi è piaciuto un horror filippino, ogni anno c'è un filippino che mi piace, che si intitola In My Mother's Skin, se ricordo bene, dove In My recita. Può Mother's Skin, beh, il essere? titolo lo mette bene, sì. In My Mother's Skin era proprio il primo giorno, il secondo giorno. E è un horror filippino buffo perché ricorda un po' il cinema
spagnolo, quel filone del cinema spagnolo, quello che unisce contesto politico, fantasy, molto radicato alla storia locale. Basta, però. Quindi tipo lo spirito dell'Alveare, tipo alcuni film di Del Toro. Con questa in mezzo al bosco, questa specie di fata vestita un po' carnevalesca, che fa delle cose bizzarre a questi bambini, gli danno dei doni, consentono i loro desideri, ma al contempo hanno delle cicale che inseriscono sottocutaneo nella schiena, e la persona a cui la inseriscono diventano dei demoni sanguinari che mangiano degli esseri viventi o animali o persone. Dopo averli mangiati, vomitano un corvo, tipo, e la fata arriva lì, stacca la testa a morsi al corvo e se ne nutre. Questo è quello che si intuiva. Non so Questa se. cosa è un po' complicata, insomma. Sì, però un film che almeno visivamente ha un'impronta unica, molto personale, interessante. Mi è piaciuto. Poi mi è piaciuto il Mongolo, The Sales Girl. C'era uno solo? C'era un solo mongolo, mi sembra, o due. Hai la lista, te l'ho mandata. Però c'era anche qua l'attrice in sala, di cui voglio leggere il nome, ce la posso fare, ce la farò. L'attrice che si chiamava Bayan Jargal Bayar Tseg. Bravissimo, veramente gli Grande, accenti erano esattamente quelli. grande. Esatto. C'era l'attrice in sala, simpaticissima, molto brava. È un film particolare, ma era uno dei pochi che aveva un buon utilizzo delle musiche e del sonoro. Ah, ok. Molto comprensibile, ma Uno dei anche pochi di tutti i suoi che aveva il sonoro. ma gli altri film hanno delle, cioè mediamente, ma parliamo di un'alta media, hanno delle colonne sonore insopportabili. Questa è una delle grosse penalty del cinema asiatico in generale. Ste colonne, nei film coreani, queste colonne sonore che veramente sti archi, sti piani, buttati lì a un tanto al chilo come fosse veramente una audio bank comprata Cioè, le su trovi Google. ampollose, diciamo, cioè, trovi troppo. Ma un uso del sonoro messo lì solo per attappare il silenzio. Cioè, le colonne sonore sono terribili, terribili. Cioè, dopo un po' sono talmente brutte che a un certo punto inizi a pensarci, io arrivi mi comincio già a fissare su quello. Perché erano talmente buttate lì, proprio, metti qualcosa. Che il mio cervello andava a fissarsi, mo scansiono quel QR code, voglio vedere dove mi manda. Ok. Sì, ma mi stai distraendo però con queste cose. No, continua, continua. Poi inoltre mi sono piaciuti i piccoli film, i classici piccoli film del Far East, ce ne sono sempre, ma alcuni sempre sopra la media, come December, che è giapponese, anche qui c'era l'attrice in sala. Che è un film molto bello, ma che poggia su un pretesto che sono ragazza accusata di omicidio, ha ucciso una sua amica perché lei e tutte le compagnette la bullizzavano e per tutta la sua vita gli hanno urlato dietro: sei una cessa, fai schifo, sei brutta. Ora, come attrice hanno preso Ryu Matsura, che era lì in sala, è un angioletto, è una cosa di una bellezza spaventosa. Ora, prendi un'altra attrice, non prendere lei e fargli fare la cessa. Beh, ma non è Comunque. che cioè, generalmente non è che si prende una e gli dici: guarda, tu sei un c'è Barbara Streisand. Sì, era la battuta questa qua, però Cioè. dai. E questo era un buon film. Era buono. Guarda, poi la cosa interessante sono i vincitori. Buttiamola qui così semplifichiamo. E di solito non sono mai d'accordo con i premi. Mentre quest'anno, a parte i primi due del pubblico, che sono stati dati a due film inutili, diciamo, proprio di maniera, che sono Rebound e Judo, tutti gli altri erano condivisibili. Erano film magari piccolini, ma di polso, fatti a persone che sanno cos'è il cinema. Sarà una buona vittoria il cinema minore, il cinema di nazioni più piccine, perché poi quello che si è vinto tutto. A Bangladesh era della Malesia, era il primo film malesiano del festival. Quindi, mo sto dicendo probabilmente una cavolata, ma mi sembra sia così. Quindi,
si è vinto quasi tutti i premi, se ne ha portati a casa 3-4. Era un buon film. Quindi anche i premi del pubblico sono stati, per la maggior parte, condivisibili, perché veniva premiato un cinema di qualità. Per dire, l'anno scorso sì, ha vinto molto la Cina, ma erano premi dati a un cinema, per dire, molto popolare, molto anche facile. Invece quest'anno stai premiati film, tutto E chi ha sommato. vinto l'anno scorso? Perché non lo so io che ho vinto l'anno scorso. In realtà ho appena detto una cazzata, perché poi alcuni premi se li è presi Return to Dust, che saprai che era stato anche fermato in Cina a un certo punto, non so perché, che uscirà o è già uscito in sala anche in Italia. E altri premi se li ha vinti Too Cool to Kill, che era stato uno dei campioni in incasso al Capodanno Sì. cinese scorso, che era un remake di un libero remake di un film giapponese, molto carino tra parentesi. E la maggior parte dei premi li avevano vinti loro, e poi c'era stato premiato un film coreano, mi sembra, che però non ricordo quale, ma la mia memoria è molto labile. Ho costruito Ocean Fist per avere una lista di quello che ho visto in realtà. E poi vabbè, ma a me è molto piaciuto Mad Fate, il nuovo di Soi Chang, ma anche avesse inquadrato un po' da cenere per 2 ore, io l'avrei difeso, quindi era Beh, un piacere. Vabbè, era un ci piacere siamo preventivo. per No, vabbè, però dai, vedi sto film che è fuori da ogni binario, è fuori da ogni cosa vista, è totalmente coerente non solo col suo cinema, ma con tutta la storia della Milky Way. Che gli vuoi dire? C'è una cosa talmente fuori di testa, con delle scene madri che sono pazzesche. Che gli vuoi dire? Cioè, bravo. comunque ancora spinge. Ma nonostante non ci sia il wire work, eccetera, è il cinema di Hong Kong di un tempo, non sai mai dove va a parare, che non sai mai cosa aspettarti, che ha vicende, effetti speciali fighissimi, alla gente che si è fossilizzato un gatto in digitale, ma lascia perdere il gatto in digitale, che te ne frega? Siamo ancora nel 2023 a portare avanti questa crociata sul fotorealismo e gli effetti speciali, ma sti cazzi, goditi il film, goditi quella macchia nera con due occhietti luminosi che era quel gatto in digitale, che ce ne frega? Cioè, Perché c'è stata una polemica riguardo, no, oppure tipo pensare se se. andate a cena vi siete litigati per questo con Martin De Martin? No, no, sì, no, ma no, Sappiamo ma che Martin De Martin è il sindaco di Udine. sì. Vabbè, una No, polemica. lui era possibilista anche se ha fatto gli appunti in merito giusti, però cioè, sti cazzi, se dobbiamo guardare quello, allora guardiamo solo il cinema di Hollywood. Cioè, guardiamo solo il cinema di Hollywood se vogliamo gli effetti speciali super fotorealistici. Ma allora fa cagare anche Hokusai, che non è fotorealistico, perché nella storia dell'arte. Non è che è esistito solo l'arte occidentale basata sulla prospettiva, sulle anatomie, sull'olio che era così di spessore. Certo, sì, cioè, non, questo è un Andiamo indietro discorso nell'arte, quindi. noto. Ma sì, quindi è inutile andiamo a rimangare queste cose. Questo è il mio pensiero, poi, che può essere anche discutibile, ma io romperò il cazzo all'infinito su questo, perché le arti si evolvono e una riflette il proprio passato, nel cinema, in tutto. Cioè, quindi. Il cinema stesso riflette le arti precedenti, quindi però sì, ho divagato moltissimo. No, vabbè, no, invece va benissimo perché comunque dà la possibilità di ragionare su un altro aspetto, ovvero appunto il fatto se il tuo giudizio è basato su, vabbè, io lo so, però è basato sul potenziale che un film può avere in una distribuzione occidentale, non dico manco italiana, però in Occidente. Oppure se può essere qualcosa che anche per l'Asia può funzionare, perché adesso si va molto coi piedi di piombo su questo. Io recentemente sono andato al cinema a vedere First Slam Dunk. First Slam Dunk. Che d'animazione? Sì. E Ok. ho scoperto che praticamente è uscito in tutta l'Asia e non è uscito da nessuna parte in Occidente, nonostante comunque Slam Dunk sia famoso. Ah, Adesso a certo. maggio esce in Italia, però sai, insomma, comunque sembra che ci sia, se dato che comunque il cinema deve andare coi piedi di piombo. Io a volte
Mi sorprendo che l'Attacker, insomma, è di proprietà di chi gestisce anche il Faris Festival, e si arrischi a far uscire, insomma, a volte dei film che, considerando che in Italia appunto anche film americani di un certo livello non riescono a raggiungere certe cifre, dici, ah, insomma, sono scelte coraggiose, no? Insomma, perché si ha sempre paura del risultato, insomma, non è normale questo. Ma guarda, Mad Fate, il destino di Mad Fate è come dire, non è quantificabile, sai perché? Perché è un film minore, magari di Soi Chang, però è un film che per certi versi ricorda Detective vs. Sleuth, che è l'ultimo di Wai Kar Fai, mi sembra, con Lau Chi-wan. I film sono deliranti più o meno allo stesso modo. E io non gli avrei dato una lira di successo al primo, mentre invece hanno già messo in produzione un sequel. Quindi a volte sono delle dinamiche che ancora dopo tanti anni di studio da parte nostra sono abbastanza indecifrabili, perché quell'altro non lo vedevo come un film potenzialmente di successo tale da portare un sequel, e invece sì. Quindi sia mai che Mad Fate possa trovare un pubblico non, in Occidente, secondo me no. Però vabbè, io sono anche molto pessimista per certe cose, però è un film che ci riporta al confronto con qualcosa di totalmente diverso di quello a cui siamo abituati. Quando ti ricordi, no? Guardavamo il cinema di Hong Kong, e qualcuno diceva sempre: ma è scritto male, ma sappiamo anche che non in tutto il mondo si scrive nello stesso modo, non in tutto il mondo esistono gli stessi generi o lo stesso modo di recitare. Quindi. Infatti è stato sempre un approccio particolare quello al cinema, nonostante poi effettivamente forse è quello che è stato sempre più vicino al gusto occidentale sono stati appunto i giapponesi, perché comunque in qualche modo sono entrati nella nostra cultura attraverso i cartoni animati. E questo è comunque qualcosa che nell'inconscio si percepisce. E poi i coreani, sudcoreani, chiaramente, perché per il semplice fatto che comunque loro hanno una matrice americana nella loro cultura, imposta, tuttavia, ce l'hanno, capito? Quindi hanno studiato anche questo. C'è I tutta una. giapponesi anche, in realtà, Sì, 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 sì. certo. Sì, insomma, quindi vengono anche spinti, di più i coreani, però vengono anche spinti in tal senso, vengono anche promossi, diciamo, in tal senso, quindi insomma è una cosa. Sicuramente quello che ha il Giappone più di tutti quanti è il soft power, cioè nel senso che comunque, cioè se un giorno l'Occidente venisse dominato dal Giappone, magari la gente sarebbe pure contenta. Sì. Non lo so, capisci? Cioè, nel senso, c'è un immaginario comunque molto positivo. Se tu. Noi siamo abituati, a prescindere dall'interesse, ma noi siamo abituati perché l'Italia è un paese particolare per quanto riguarda ciò che è successo con i cartoni animati. Sì, esatto. Tuttavia, la presenza del Giappone, nonostante sia storicamente sia un nemico della Cina, la presenza della cultura, soprattutto attraverso gli anime del Giappone, e ovunque qui qui in Ci sto Cina. perdendo, com'è? Ci Mi senti? stiamo disconnettendo? Ti sto perdendo. Pochino a scatti. Aspetta, ecco. No, dicevo, comunque c'è una grossa presenza qui in Cina e se tu noti anche negli Stati Uniti da un bel po' di tempo si nota sempre di più, ecco, insomma, l'interesse verso l'Asia, verso il Giappone, ma una cazzata, insomma, comunque per esempio Cyberpunk, ne parlavamo, insomma, il fatto che abbiano fatto invece di un film una serie anime, che tra l'altro è bellissima, secondo me, è significativo, no? Sì,
Sì, esatto. Vabbè, poi l'hanno, sì, quella l'hanno commissionata ai Maischi, credo, lo studio Trigger, quindi vai sul sicuro là. Quindi sì, ma in effetti, ma non è detto che non, in un futuro Netflix non stanno facendo le serie di tutti i maggiori franchising, hanno fatto quella di The Witcher, hanno fatto quella di Last of Us, ma stanno preparando quella di Horizon. Quindi The Ascolta, altri titoli. scriveteci in chat, ragazzi. Dai, così risponderemo alle vostre domande. Infatti, ho dimenticato di dire, no, scrivere qualcosa, infatti, bastardi. Allora, quello che dicevo, insomma, prima che tu mi abbandoni, dimmi un po' di altri titoli che possono essere interessanti, che vi hanno fatto parlare quando andavate al ristorante cinese tutti insieme o ospite, che caspita, dimmi qualcosa. Allora, innanzitutto c'era dall'Indonesia, quest'anno c'era Sriasi, l'ho pronunciato bene perché lo dicono anche dentro il film, è il secondo capitolo dell'universo supereroistico indonesiano dopo Gundala, quello prodotto da Jogan Noir. In realtà nel frattempo a marzo era uscito anche il terzo capitolo. Comunque qui c'era il secondo capitolo, diretto da Upi, che è un regista che a me non piace, ma che in questo caso ha fatto un ottimo lavoro, è un buon film. Ovvio, come dire, sono supereroi di matrice di ispirazione fumettistica, ma comunque l'ispirazione fumettistica era ispirazione americana, quindi la solfa un pochino è sempre quella. Fortunatamente sono supereroi proletari, molto contestualizzati nei bassi quartieri delle città. Quindi c'è sempre una prima parte del film che è un po' più neorealista e solo la successiva in cui arrivano gli effetti speciali diventano un pochino più americani. Però gli effetti speciali e le sequenze d'azione erano tutto sommato convincenti, quindi meglio del previsto. Interessante, cos'altro avevamo? A me è piaciuto anche The Later, che è un horror, è indonesiano anche Come si quello, è chiama? un pochino Com'è che l'hai The chiamato? The Later, The Later. che è un horror filippino, un altro horror filippino, che sembra più scemo di quanto voglia sembrare, in realtà non è così stupido. È uno di quegli horror in cui l'orrore potrebbe non esistere, in realtà mostra la storia di una ragazza che per lavoro cancella i video da YouTube, i video quelli Ah, problematici. interessantissimo. Io ho visto un documentario su sta cosa, però di quelli che li fanno da Face, The Cleaners si chiama. È interessantissimo. Com'è che si chiama? The The Later, filippino. Later. Sì, e Like, quindi come delete? sì, la The cancellatrice, Later. e quindi toglie video di sesso, di violenza, eccetera. Ma è che è un lavoro abbastanza duro e unito al suicidio apparente di una sua amica che lavorava con lei. Il tutto, i due livelli della realtà cominciano a sovrapporsi. Quindi quello che le cancellava gli si riflette un pochino nella realtà. Comincia a succedere cose strane, comincia a vedere i fantasmi e diventa un horror. Secondo me non è così stupido, anche se alla fine è un horror basic, però ha diversi ingredienti, un finale abbastanza folle. Quindi io l'ho apprezzato. Non me lo ricorderò come il miglior horror dell'anno, ma secondo Mi me sembra interessante. è interessante, sì, è interessante e ben fatto. Quello sì, quello sì. Infatti, poi che abbiamo? Abbiamo un bellissimo documentario. Ah, questo è interessante. Il documentario su Home, sulla setta di quei pazzi in Giappone che hanno messo il sarin nella metropolitana. Ed era un documentario bello perché con materiale molto forte, perché sono andati anche a intervistare il vicepresidente dell'associazione, che è ancora vivo ed è libero. E lui, tutto sorridente, racconta liberamente tutto quello che è successo. Senza tutto, io probabilmente sono la persona più odiata del Giappone. Lui racconta tutto felice. E sono riuscito a raccogliere le interviste, una ricostruzione del tutto. Io ricordavo bene l'evento, ma qui fornisce tutta una serie di dati, accessori estremamente interessanti. Poi c'è il nuovo Zhang Yimou, che ha realizzato un film abbastanza unico nella sua carriera, Gianni Tormenti. Mo, sì. Che è una specie di film in costume, ma
sanguinario, ma anche molto ironico, quasi ai limiti della commedia, con una colonna sonora pazzesca, pazzesca, perché ha preso un'opera tipica di una regione che ha mescolato l'opera di Enan con dei suoni moderni, chiamando una cantante tipica, una maestra dell'opera di Enan, con le basi contemporanee, viene fuori il film continuamente, ogni tot scene. Parte con questi personaggi che camminano lungo i corridoi di questo palazzo e questa musica a dei volumi che tirava giù l'intero teatro, percussioni a bestia, queste urla sopra, era una cosa pazzesca, bellissima. Il film è un po' lungo, anche perché era l'ultimo giorno, era il penultimo film, però è interessante, molto interessante. Più Qual è interessante che il... bello, ma io me lo sono goduto perché è riuscito a fare, lui comunque. Ogni volta riesce quasi sempre a proporre un oggetto innovativo o nuovo, anche nei film che non mi piacciono, perché sono più quelli che non mi piacciono che quelli che mi piacciono. Però tutto sommato riesce a costruire sempre delle cose particolari, nuove. Ha questo talento di farsi produrre cose sempre un po' anche rischiose. E credo questo, me lo confermi tu, non lo so, fosse all'ultimo Capodanno cinese, fosse uno dei grandi film del Capodanno cinese. Sì, è un film che è stato girato durante la pandemia, conoscevo qualcuno che ci stava lavorando su, sto cercando di scaricare il... Ok. No, è di... Voglio provare a far vedere sullo schermo Altre donnine. il programma. No, quali donnine? Non so. Quali donnine? Di quali donnine parli? È al posto dei due soli là dietro. Ma tu hai le visioni, secondo me. Fai un po'. Vediamo un Sì. po'. Dai, il film comunque sì, è stato fatto durante la pandemia perché ne sentivo parlare da qualcuno che ci stava lavorando e dicevano che era un film abbastanza assurdo. Secondo me è anche venuto fuori, non l'ho visto, Però mi dicevano che potrebbe anche essere venuto così, nel senso fuori dalle intenzioni del. Vediamo, condividiamo lo schermo. Vediamo lo schermo. Lo scherno. Sì. Schermo 1, condividi. No, Ma si dice scherno o scherno? Scherno. Oh mio Dio. spermo. Anche. Bello. Ecco qui il programma. Ce l'ho fatta proprio alla fine. Ecco qui, vediamo. Ma tu Ma stai cos'è? parlando di fu. La pagina ho scritto Chinese porn, cos'è su in alto? Cosa? La pagina ho scritto Chinese porn, su in alto? Non c'è nessuno Chinese porn. Dove sta Ciao, scritto Chinese porn? No, ciao. no, no, non esiste il Chinese porn, tra l'altro. Comunque, tu dicevi Full River Red, che aveva un altro titolo in realtà. E lo definisco Machiavellian Mystery with Black Humor. Che vuol dire Machiavellian Mystery? Che è fatta apposta per... che ha doppi fini. Machiavelli. Sì, perché tutto ha una costruzione tutta. Un'evoluzione tutta blocchi, twist, ripartenza, risoluzione, ripartenza, questo tradisce quest'altro, questo in realtà era un'altra persona, quindi un gioco di indovina chi, tipo. Invece Mad Fate viene definito il film di Soi Chong che tu citavi, Hysterical Noir. No, è il solito gioco del destino della Milky Way, ma questa volta il destino ha una forma quasi fisica. Cioè il destino non è più una cosa che sta lì lontana e tu ci cadi dentro, qua è palpabile, è quasi materiale, è quasi una figura. Quindi è una sorta di... Sì, via sì. Allora, com'è che tu pronunciavi questo qui indonesiano? Sria sì. Sria sì. Lo dicono nel Sria sì. film, mi fido. Insomma, che insomma, è un film di supereroi, appunto, al femminile. Poi Poi Dissenso. malesiani ce n'erano due. Esatto. Giapponese, allora tu citavi. Che citavi di giapponese? Che Chamber, che è quello con la tipa bella. December. Che è un second chance court drama. Ma chi è che ne fa sti... E poi... Phases of the Moon.
Ecco qui. Faces of the Moon, Carnet, reincarnation. Mi domanda. Proprio il punto interrogativo, perché? Ma perché? non lo so perché. Cioè, ma guarda, Reincarnated Love o no? Cioè, non sono convinti. Anche Techno Brothers, che c'è scritto Quirky Road Movie with Techno Music, non è che sia una cosa proprio semplice da capire. Insomma, in Malesia, insomma, abbiamo detto, insomma, qualcosa succede, in Mongolia c'è un film. A Bangladesh ha vinto tutto in pratica, che era quello che si è vinto 3-4 premi. The Questo Sense il Gap, mio. Lungolo. Beh, questo è Ottimi bello. film filippini. I filippini, sì, erano quasi tutti belli. Where is the Lie? Ah, buffo! Where is the Lie? Si sono cazzati tutti, ma secondo me è buffo come film. Sono Esatto. Trans Identity and Cruel Surprises. The Cruel Surprises vuol dire che la bestiaccia che c'era sotto, non lo so. No, è un film praticamente di una tipa che lavora nel campo del marketing che come hobby ha quello di, a un nome anglofono comunque, di prendere per il culo le persone trans, le persone transessuali, creandogli dei finti incontri nelle chat di appuntamento e quindi lei prende i modelli, fa le foto, fa i video e le deride fino a farli incontrare tutto quanto e poi dice ah, era tutto uno scherzo, vaffanculo. Cioè, questo è il gioco. Però poi un po' se ne pente, ma poi no, e poi continua. È così per un'ora, poi gli ultimi 15 minuti in cui parte la lezioncina retorica, ma che poi non è retorica, quindi ti mostra tutte le chiavi di pensiero possibile, non capisci qual è la sua posizione, non ne ha una probabilmente, e quindi rimani lì un po' spaesato nel dire ma che cosa è successo in realtà? È molto strano come è costruito questo film nuovo di Krakenares. Vabbè, insomma, poi ci sta tutta sta Baradan qui sudcoreano, che Di cui vogliamo dire. non ce n'era, cioè, non ce n'era uno veramente bello di questi, nessuno. Ma neanche The Wild. Interessante, The Wild era quello più interessante, probabilmente, sì. Che almeno In era effetti. un classico thriller coreano. Sì, interessante. Ma questa è un'altra. Perché non erano usciti? Perché quest'anno non sono usciti thriller coreani interessanti, oppure non gliel'hanno dati, che ne so, insomma, secondo te? Non lo so, io l'ipotesi, ma adesso non ho controllato, quindi starei dicendo una scemenza, ma probabilmente il Far East in questo caso punta anche ad avere delle anteprime, quindi dei Certo. film relativamente recenti, no? E non è detto che tra i film recenti ci siano sempre capolavori. Dicevo, la fortuna del Florence Korea Film Festival è che non si pongono questo limite, pescano in tutto l'anno anche di più. E quindi riescono magari a ricamare anche i film minori o film. Piove, che così, vabbè, ma 3 anni fa che me frega, no, cioè così, ho capito. Cos'è successo? Cos'era questa Beh, Taiwan invece, che cosa? dici? Mo di Taiwan. Taiwan è rappresentato, ma ha ragione perché i film erano buoni. Day Off, che ha vinto un premio, era molto bello. Bello, un film che poi parla di parrucchiere, ma in realtà no, non è un film sui vecchi, sulla morte, quindi a me piacciono molto i film vecchi, sulla morte. Bad Education era in apertura e sembrava un film uscito dagli anni 90, quindi io sono, non so perché, me lo dicono anche tutti, un po' zavorrato agli anni 90 e quindi l'ho gradito. Violent Bello sanguigno. Lost Yacht Drama Sì, bello sembra un sanguigno. è Pa vero? Pulp, proprio, sai, proprio che tu lo dici è pulp, anche se è una parola un po' del cazzo. Sì, è proprio il film pulp, questi pischelletti che si tagliano le dita, fanno cose orribili. Carino, carino. Marry My Dead Body funzionerebbe anche in Occidente, perché è una cosa delirante, priva di C'è un gay senso. host, c'è un fantasma gay, ecco. Sì, c'è il fantasma gay. C'è un tipo che viene Ma obbligato è un fantasma tipo Patrick Swayze o è un fantasma tipo Casper o come no, Slimer, cioè quel tipo di fantasma gay è? un bel fantasma, praticamente è un poliziotto che lo obbligano a sposare un fantasma gay,
perché lui ha raccolto una busta, vabbè, così, e lui aiuterà il fantasma gay a scoprire perché era morto il fantasma, la persona viva, tutta una serie di indagini, è piena di cazzate, è anche divertente a tratti. Ha un inizio pazzesco con gli effetti digitali brutti, che io adoro, con l'inseguimento automobilistico, veramente cartunesco, le automobili che percorrono dinamiche fisiche assurde, impossibili, con gli effetti però vistosamente naif, che a me piacciono tantissimo, tra parentesi, quindi l'inizio è pazzesco. Poi non ha nessuna coerenza il film dall'inizio alla fine, però ok. E invece che è successo alla Thailandia? Solo un film di Wang Wu and Wang Wen. Un puttana. Fantastico. La storia è carina, se sorelle gemelle che quindi si scambiano i compiti in classe, i fidanzati, vari drammi conseguenti a tutto ciò. Sì, però insomma non era bellissimo, eh? Io mi chiedo, ma Johnny To, cioè lui come si pone, no? In questo... Cioè, Johnny To ormai lascerà una casa a Udine, Johnny To? Ma sì, poi i giorni del festival combaciano con il suo compleanno, quindi viene a festeggiare qua. Vabbè. Sì, questo è... Vediamo, insomma, special screening, Sweet Sì, qui. Kinky Fantasy mi suona bene, Convenience Story. C'era qualcosa di erotico potente, non che ci interessi, però. È un film minore, Miki Satoshi, che rifà il suo passato, cerca di essere un po' d'autore, ma... estremamente noioso seppur delirante, cioè non, no. Però è tratto dal racconto breve di Max Schilling. Ah, beh. Ma pensa. Schilling, che è insomma un altro personaggio che Sì. spesso si vede al festival. È un E poi ci referente. sono le prospettive, insomma, qui vediamo, Ah, cioè, insomma, ci tanto sono un po' di lavoro. grandi film, un bel po' di film notevoli, insomma. Quindi, Assolutamente. un po' per rosicare, ecco, insomma, Di qui tributi. vai tutto a colpo sicuro, perché anche quelli brutti sono importanti, comunque servono a qualcosa, quindi pescare qua era sempre un piacere al visionario, solitamente erano tutti posizionati, sì, questi numeri. Ebbene, i Feist, 78 film. Perfetto, perfetto. Ah, ecco, ci scrive Jevna. Com'era Where is the Lie? Rispondi. A chi ce lo scrive? Aspetta, come. Vabbè, Aspetta che ma ne do. ho appena parlato, quindi è inutile. Cioè, ho già risposto senza leggere la domanda di Jevna. Fantastico, Dove scrive? in chat. In chat, ho visto, scusa. No, ho tolto il coso, no? Insomma, stavo lì combattendo con lo schermo per far leggere i nomi dei film, perché uno... Nel pensiero, Jevna, visto, non avevo ancora letto, ma già. Eh sì, insomma, però se lo vuoi dire un'altra volta... Ok, invece qual è il film così, per chiudere, che ti ha fatto veramente schifo? È un po' che non dico più qual è il mio film preferito, perché poverini, comunque c'è chi ci ha lavorato. Sai che detto poverini vuol dire che ci sono due registi. No, no, nel senso, allora, magari a me hanno fatto schifo dei film anche ben fatti, o che non mi hanno fatto schifo, ma mi hanno infastidito perché dico no, basta. Ad esempio, Ideologicamente, qual è quel film che ti ha ideologicamente disturbato? no, beh, che non mi è piaciuto più di tutti, forse è un film che era prodotto da Warner Bros., tra parentesi, quindi anche fatto con i soldi, che era il nuovo film di Lee Won-suk, che è poi un aficionato del Far East, come si intitola? Ah sì, si intitola Lassative. Killing Romance, ecco, Ah, sì. che è Lee Won-suk che cerca di fare Wes Anderson squilibrato, è una stupidaggine tra Wes Anderson e Neri Parenti. C'è roba che cioè, è intollerabile.
Cioè, gli altri, meno male, sono brutti, ma vabbè, me li so... questo invece era proprio fastidioso, lesivo della dignità Quindi umana. tu dici stile visivo di Neri Parenti, però narrazione da Wes Anderson. No, no, al contrario. Ah, ok, meno male, cioè, se temevo peggio, cioè, era No, peggio. no, 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 ecco. E se no, ah sì, anche Guilty Conscience, Guilty Conscience, come si pronuncia? Che è di Hong Kong, il campione di incassi, il maggiore campione di incassi della storia del cinema di Hong Kong, non è Un bello. abietto. Ah, eh? È un film abietto. È un film abbastanza abietto. Poi la cosa assurda che ho notato quest'anno, in almeno due film, questa è strana, eh? Comincia a diventare preoccupante, che la lotta per dei diritti o per la giustizia, cioè combattiamo per questo diritto, combattiamo per ottenere questo, combattiamo per affinché vinca il bene, passa attraverso delle cose terribili. Perché questo film di Hong Kong... Per vincere, affinché il bene vinca, affinché vinca la giustizia, il protagonista fa delle porcate assurde, ricatta gli amici, rinfaccia i favori fatti in passato, fa delle cose illegali che dico, ehi, Vabbè, è machiavellico quindi, Machiavellian, sono sfoggi in un tutti un po' tribunale, Machiavellian. parliamo di un tribunale di un avvocato. Il Vai. film... Il film, quello col gay, con il fantasma gay, c'è un personaggio, cioè il personaggio che alla fine risulta il cattivo, che è una donna, alla quale viene detto la donna non è solo un bel musetto, ci viene detto questo, quindi pur di garantire questa tematica in cui la donna non è solo un bel musetto, viene fatta vincere. Perché lei è il personaggio negativo, era un poliziotto spia del maggior narcotrafficante che ruba i soldi al narcotrafficante, ma lasciando i poliziotti legati lì in balia di criminali sanguinari e se ne scappa via. Cioè, per passare il messaggio giusto a favore della dignità della donna, fanno vincere un personaggio totalmente negativo nella narrazione del film. E questa cosa succede in più film, è abbastanza terribile. Succede Però. anche nella vita reale, quindi insomma diciamo che stanno allineando con. Mi ha un po' sorpreso questa cosa, dicevo, ma ehi, ragazzi, no. Però bene. Beh, ma non sorprende affatto invece, perché comunque insomma, la morale anche nell'audiovisivo cambia e tra l'altro non deve per forza essere, come tu mi insegni, per forza quella occidentale, no? Insomma, quindi va Dice, bene. perché ti ha fastidio sta cosa? Perché in un film ambientato in un tribunale con degli avvocati, la giustizia non può passare attraverso l'ingiustizia. Mi sembra Vabbè. ovvio, cioè, no? Altrimenti crollano le basi narrative del film. No, non ha Vabbè. senso. Beh, no, scusa. Comunque, abbiamo rovinato la Altrimenti il carriera. protagonista è al livello del cattivo e non è che ne esce come una persona dotata di un carattere negativo, maledetto, eccetera. Il protagonista buono, figo, vincente. Perdonalo, che ti devo dire? A chi perdono? Gesù. A Jevna o al protagonista? No. Chi ha scritto il film? Gesù? Cioè, Non lo so chi ha scritto il film. vabbè, comunque, dai. Ascolta, cioè, racconta qualche aneddoto, dai, poi andare. Racconta qualche aneddoto divertente, tipo. Gente che qui si sono incendiati i capelli, esplosioni verdi, gente che entra e esce volando. Ok, ne racconto uno. Una no, le sere andavamo a bere poi con gli amici dopo aver visto tanti film, ci cioè andiamo a rilassarci un po' nel pub fino a tardi, fino alla chiusura. E una notte uscendo, erano le 3:30, quindi ormai chi doveva essere nel pub era arrivato. Invece uscendo, vediamo la Bayard Jergal, Bayard Tseteg, ovvero la bellissima, giovanissima attrice mongola.
che stava ballando in mezzo alla strada sulle strisce pedonali davanti al pub. Sola. Sola con degli accompagnatori che la guardavano da lontano e che poi l'hanno acciuffata e l'hanno trascinata a forza dentro il pub. Era una scena molto cucciola perché lei è poi una ragazzina molto carina, era lì pucciosetta che probabilmente ha festeggiato anche lei come noi e quindi è Non stata si una rende scena. conto dei rischi che passa, che in Italia, insomma, Sì, non si noi, rende. a rischio maggiore eravamo noi l'intorno, probabilmente, perché insomma. No, 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 io mi ricordo Anch'io mi ricordo. che, ecco, insomma, in realtà, insomma, paura, delirio e sangue più di una volta al Faris Festival, no? Queste non sono cose che assolutamente abbiamo intenzione di raccontare. Grazie a Michelo Senesi, scusa, io ho sempre pensato che ti chiamassi Michele, invece ti chiami Michelo, ma l'accento dov'è? Michelo o Michelo? Michelo perché è d'origine greca, Michelos, cioè come declinandolo, le olive sono sono greche. greche. Ringraziamo asianfeast.org per aver lasciato libero Michelos di parlare con noi e speriamo Ringraziamo di poter. Mind Cathedral. Mind Cathedral. Insomma, in E poi faremo magari una puntata in cui parleremo male di Tarantino e di come lui percepisce i film asiatici. E niente, e ringraziamo il Faris Festival per esserci stato, altrimenti avremmo parlato di altro. sì, no, ma poi io sempre, sono sempre quello polemico, ma se non amassi il farista più di me stesso, non sarei lì tutti gli anni, no? Quindi. Tra l'altro, cosa faresti? Se non ci fosse il Farist, no? Cosa faresti in questo periodo dell'anno? Ad aprire, dovrei lavorare, cioè, che palle. Insomma. Cioè, e invece. Niente, insomma, quindi ci sentiamo presto. Grazie a tutti. Speriamo che non. In realtà. Io ho saputo che ci sono state delle interferenze, c'è stato qualche problema. Io spero che non la cancellino questa live, perché poi la mettiamo su YouTube, quindi commentate, mettete like, iscrivetevi al canale. Però mi dicono che sono comparse, forse per colpa di Michelos Senesi, delle immagini un po', Donnine, donnine, ma erano donnine asiatiche, io non le ho viste, io badavo a te. Erano donnine asiatiche, quindi è colpa tua. Va bene, perfetto, donnine asiatiche, ma con seni enormi, quindi di silicone. avevano la lingerie, quindi è scomparso Zacre, dove sia tutto finito. È tutto finito, Gianluigi non c'è più. No, Gianluigi è Cioè, ancora ti rendi qua. conto? Dovresti Ma guarda che la fermarti. censura di Twitch, tu non hai idea di come. Appena. Basta, non dire più nulla. Salutiamo Perché non è. Cioè, tutti. sei bloccato perché ho detto lingerie? No! Ok. Ok, allora, mi Ciao. raccomando, insomma, noi in verità siamo completamente. Quindi saluti a tutti, grazie. E ci sentiamo la prossima volta. Baci e abbracci. Vi salutiamo con un saluto tipicamente del Farist. Ciao. Ciao! Ciao a tutti, ciao ciao.